È difficile da commentare questa partita perché ha tante sfaccettature. La prima è quella di una partita che noi abbiamo giocato con una straordinaria concentrazione ed intensità per 34-35 minuti, facendo tutto quello che volevamo fare, distribuendo i possessi, attaccando la loro aggressività e quindi rispettando quello che era il nostro obiettivo. D'altra parte ci siamo trovati di fronte a una squadra, una volta si usava il termine coriacea, allenata da uno dei migliori allenatori italiani in termini di fede e di saper convincere i suoi giocatori di poter giocare una pallacanestro di questo genere, che è stata una pallacanestro di altissimo livello. Onestamente io continuo a dire, non voglio essere naturalmente offensivo nei confronti di nessuno, ma da spettatore direi che questa partita qua è stata molto più intensa, molto più interessante di molte partite di altre leghe che vediamo in televisione. Dopodiché è altrettanto chiaro che quando tu avessimo perso sarebbe stata un'occasione sprecata. E allora, siccome io ragiono in termini di vittoria che non posso dire non meritata, perché onestamente sul lungo periodo abbiamo giocato una buona pallacanestro, mi devo chiedere perché ci siamo messi nelle condizioni di poterla perdere. E il motivo, ahimè, è molto semplice. E cioè che, come ci è successo tante altre volte, per motivi banalmente chiari, negli ultimi 5 minuti non avevamo più benzina. È successo con Orzinuovi, è successo con Verona, è successo in maniera più ampia perché il valore dell'avversario era più alto in termini tecnici a Trieste, dove dal 37 pari finiamo 99 a 70, non mi ricordo quando. Perché succede questo? Succede questo perché abbiamo saltato la preparazione, perché abbiamo un playmaker solo che può giocare in questi climi, perché Montanari, che sta pagando l'ingresso nel professionismo con una stanchezza che lo porta a giocare molto male nell'Under 20 e a darci una buona mano in allenamento, ma non è ancora pronto per questi climi, e quindi noi giochiamo con un unico playmaker che infatti è stato eccellente per 25 minuti e disastroso negli ultimi 5. E quindi registrando i segni del destino, perché questo è un segnale, una vittoria di questo genere, in una partita sostanzialmente persa, grazie a una Imola di un'energia e di una convinzione e di una determinazione ammirevoli, ma che sta molto meglio di noi fisicamente, giocando con Alessandro Amici, che l'anno scorso giocava più spesso da 4 che da 3, da secondo playmaker, non l'ha mai fatto in vita sua, giocando ogni tanto senza playmaker, e quindi noi continuiamo a essere, rispetto al nostro programma iniziale, in assoluta emergenza, perché ci mancano dei giocatori, ci manca soprattutto un ottimizzatore dei tempi come Robert Fultz, che in questi climi sguazza. Quindi prendiamo tutto quello che di buono c'è di questa vittoria, sostanzialmente il fatto che domenica una tra Montegranaro e Iesi rimane 2 punti sotto e che c'è uno scontro molto interessante a Trieste, tra Trieste e Treviso, e continuiamo, come ho annunciato ai giocatori nello spogliatoio, prepariamoci a una settimana lunga, perché ricominciamo lunedì, quindi sono 2 giorni e mezzo di riposo, in cui per la prima volta speriamo di poter caricare. Perché è chiaro che noi stiamo andando dall'inizio della stagione con un filo di gas. Le qualità della squadra le abbiamo viste, perché oggi secondo me nella parte centrale della partita abbiamo giocato una pallacanestro di altissimo livello, in termini di extrapassaggi, di circolazione, di letture, di disponibilità a passarsi la palla. Però anche la Ferrari più potente, contro una macchina di cilindrata inferiore, nel momento in cui la benzina finisce e si ferma e la macchina di cilindrata inferiore continua ad andare avanti. Quindi non c'è nessuno in questo palazzetto, credetemi, dopo Cavina, che sta più male di me, perché so quello che sta passando in questo momento, infatti gli ho fatto i miei complimenti
perché gli ho detto quello che penso, cioè che sarei andato in sala stampa a parlare di una partita sostanzialmente persa, cioè noi l'abbiamo vinta per un tiro miracoloso di Mancinelli da metà campo all'ultimo secondo. Però siccome capita anche questo e siccome negli anni diciamo noi non possiamo dire onestamente di aver avuto questa fortuna proprio cieca, no? Nel senso che chi ci segue sa che abbiamo affrontato finali e semifinali senza giocatori importantissimi. Godiamoci questo segnale, questo segno del destino, nella consapevolezza che la partita era sostanzialmente andata dopo averla giocata con grande lucidità per 35 minuti. Utilizziamo questa settimana lunga di lavoro, speriamo anche per riavere Fulz in campo, e godiamoci in una situazione di questo genere un record di 6 vittorie e una sconfitta con le prossime due partite difficili per vari motivi, quella contro Bergamo e quella contro Ravenna in casa, che potrebbero, qualora giocate meglio di quello di come abbiamo giocato oggi, soprattutto nell'arco dei 40 minuti, perché al 35esimo competiamo con tutti, al 35esimo e al 40esimo siamo un po' in difficoltà. Lo siamo stati diverse volte, non abbiamo mai avuto il tempo di intervenire, questa settimana cercheremo di farlo, però ribadisco, l'ho già detto e lo ripeto, perché c'è qualcuno che ha un po' tardo di comprendonio, che ha difficoltà a capire cosa sta succedendo. Se un mese e mezzo fa, quando abbiamo interrotto l'amichevole con Rieti perché avevamo 3 giocatori in piedi e 7 fuori, mi avessero detto vuoi essere 6 vinte e una persa a Trieste in trasferta dopo 7 giornate di campionato, io le avrei detto volentieri, molto volentieri. E siccome alla fine dei conti nel professionismo si guardano i punti, quelli contano, e quindi siamo contenti di aver vinto. Contro una Imola di straordinaria qualità cestistica, di straordinaria qualità morali, che sono esattamente lo specchio di un allenatore formidabile come Denis Carino. Prego. La discontinuità nell'arco dei 40 minuti che ovviamente è dettata dagli infortuni, come dicevi tu, in parte... Ma soprattutto dall'assenza di un'alternativa a McCammy nel ruolo di playmaker. Oggi, amici, è tornato uno spogliatoio furibondo, no? E gli ho detto, devi essere contento per due ordini di motivi. Primo perché abbiamo vinto. E secondo, perché stai giocando, quante volte ti ho detto nella tua vita hai giocato a playmaker negli ultimi 10 anni? Mai. E allora? Cioè, le squadre si fanno con dei ruoli ben distribuiti. E voglio dire, non è che abbiamo preso Fulz così, perché ci siamo svegliati la mattina e abbiamo detto prendiamo Fulz. No, abbiamo preso Fulz per avere un giocatore che gestisse i tempi e i ritmi del gioco quando l'energia di McCammy, che è stata eccellente, poteva venire meno. E questo è successo, ma non c'era. E quindi siamo contenti di aver vinto una partita, ribadisco, che non mi sento di aver rubato per come è stato l'andamento in tutta la gara, cioè sono noi sostanzialmente sempre avanti. Che mi dispiace per Cavina che abbia perso, perché onestamente era vinta per lui, però se devo passare 2 giorni e mezzo di riposo a pensare ma guarda tu come l'abbiamo buttata via, o guarda tu come l'abbiamo vinta, preferisco pensare guarda tu come l'abbiamo vinta. Altri probabilmente avrebbero preferito scrivere altre cose, sarà per una volta sfiga. Troppe cose buttate via. Cos'è? Troppe palle buttate via. Sì, ma per mancanza di lucidità, proprio per mancanza di... Non abbiamo benzina, ragazzi, cioè questo o ve lo mettete in testa, oppure non è che... Non c'è, questo è un mio mestiere dove non ci si inventa nulla. Non ci si inventa nulla. Noi adesso abbiamo un'autonomia di 30, 32, 33 minuti, forse 35. Stiamo giocando con un playmaker solo, amici, che ha giocato tra 3 e 4 tutta la vita, gioca da 1 e vinciamo le partite. Pensa quando saremo tutti. Siamo 6 vinti, una persa. Io onestamente vado a casa contento. Poi ci sarà, ribadisco, qualcuno che non sarà contento, ma è sfiga. Io dormo, lui forse no. Altre cose? Dico, ok. Ok, grazie. Grazie. Grazie mille.